un pentagramma luminoso pieno di note, un'arpa, un pianoforte, un violoncello e poi l'immancabile albero. Il corso di Avellino accoglie così i tanti che in questi giorni raggiungono il capoluogo per fare i regali di Natale. Le luminarie sono state realizzate da Eiffel Creazioni di Francesco Roberto, azienda con sede a Villanova del Battista. Gli avellinesi osservano curiosi, scattano foto e, abbandonando per una volta il consueto spirito polemico, giudicano positivamente la scelta dell'amministrazione. Molto belle, io vivo fuori Avellino, sono venuto e devo dire la verità, sono rimasto molto colpito. Che voto possiamo dare? Ma un 8, perché si può fare sempre meglio, però va bene così. Rispetto agli anni precedenti però è migliorata. Molto molto meglio, davvero. Tema musicale che è stato scelto le piace? Sì, è divertente, è alternativo, non le solite palline, non le solite luci natalizie. Quindi ho le palle di neve come molte città, quindi è davvero una bella, belle luci. Ma penso che hanno fatto un bel lavoro, insomma, stanno valorizzando la città, quindi Avellino ha bisogno di questo innanzitutto, quindi speriamo che ci siano altre cose da fare, come il tunnel che è ancora bloccato, altre situazioni, speriamo che il nuovo anno si possa aggiustare un po' tutto, insomma. Almeno passeggiando per il corso con questa coreografia per un po' ci si Si respira dimentica un po' delle tante l'aria opere. di Natale e ne abbiamo bisogno, soprattutto anche per noi giovani, che con la crisi che sta imperversando ci rende più allegri, anche se la situazione lavorativa non è una delle migliori, però questo, cioè, penso che comunque è una buona cosa e ci fa stare più allegri. Un voto, diamo un voto al corso natalizio di Avellino. A un 8. Sono meravigliose. Migliorato rispetto agli altri anni? Sì, è molto migliorato. L'atmosfera natalizia si percepisce. Sì, si sente, si sente. Onestamente, si può fare sempre di meglio, certo non è Salerno in questo momento Avellino, però comunque voglio dire, dà l'idea del Natale, quindi va bene così. Un voto direi 7. Non posso dare di più perché di certo non sono perfette, non è Salerno, diciamo, però sono carine. Rispetto agli altri anni sono migliorate. Sono migliorato. Volevo sapere se le piacciono o non le piacciono. Queste luminarie. No, 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 ma Le che cosa? luminarie, le luci, l'illuminazione. Sì, mi sembra Parigi, Londra.